che bello fare il bagnetto in piscina! Masha, sono proprio contenta che ti sia passata la paura degli schizzi d'acqua. Sì, tra pochi giorni partiremo per il mare e lì potrai fare tutti i bagnetti che vuoi. Eccoci qui, Masha. Finalmente siamo arrivati al mare. Wow, che bello! Dai, Masha, forza, che andiamo a fare un bel bagnetto nel mare. Ok, non vedo l'ora di tuffarmi e fare un bel bagno! Ai, la sabbia scotta! Ai! Dai, Masha, corri, corri! Ok, mi butto! Cos'era quella cosa che mi è venuta addosso? Masha, sono le onde del mare, è normale. A me non piacciono per niente, ho paura. Me ne vado a giocare in spiaggia. Ma Masha! Ehi, Anna, hai visto l'ondina? Eccola, 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 eccola che arriva! Dai, Masha, vieni anche tu, vieni! Non ci penso neanche, sto costruendo un castello di sabbia. Allora, Masha, vieni sì o no? Dai, ti stai perdendo tutto il divertimento. No, oh no, io me ne sto qui sotto l'ombrellone a riposare. Che facciamo? Beh, non possiamo forzarla, sarebbe peggio. Oh, che bella la mia collezione di conchiglie. Ehi, Masha, dai, guarda, ho anche il salvagente, non devi avere paura. Non vedi? Sto giocando con le mie conchiglie. Questa è la mia preferita. Ehi, ma la mia conchiglia! L'onda se l'è portata via! Oh no, la mia conchiglia! Brutta onda, ridammela indietro! Dove sei? Dove sei, conchiglia? Dove sei? Vai via, brutta onda! Guarda, Adam, guarda, si è buttata. Già, e neanche se ne è accorta. Oh, ormai l'ho persa. Ehi, ma sono dentro al mare, in mezzo alle onde. Non è poi così male, anzi è divertente. Yuppi, yuppi! Hai visto? Te l'avevamo detto che era divertente. Già. Avevate proprio ragione. Yeah, yuhu, yuhu! Masha, dai, è ora di uscire dall'acqua. No, dai, mamma, ancora un minutino. E ora chi la ferma qui? Già. Che caldo, non si resiste più. Già, quest'afa è insopportabile. Mi spiace, biscotto, ma c'è troppo caldo per giocare a frisbee. Ehi, chi vuole una limonata? Con questo caldo è importante reidratarsi. Io ne voglio un po', grazie. Anch'io la bevo volentieri. Io invece preferisco un bel ghiacciolo. Ehi, ma non ce ne sono più! Beh, ecco cosa succede quando si mettono in frigo le scatole vuote. Si hanno brutte sorprese. Uffa! Beh, bevi anche tu un po' di limonata. Adam, non si può fare proprio niente per quell'aria condizionata rotta. Ho provato a chiamare l'assistenza, ma mi hanno detto che ci vorranno almeno 15 giorni per la riparazione. Cosa? Oh, ma a noi serve oggi. Oh, io non ce la faccio più, sto morendo dal caldo. Sì, anch'io. Come vorrei essere in una piscina fresca. Beh, potresti fare un bagno rinfrescante. Ecco qui, la temperatura è perfetta. Ah, qui sì che si sta bene. Ehi, Anna, prendi questo! E tu prendi questo! Ecco qui, fresche e profumate. Ehi, Anna, andiamo giù a giocare? Sì, dai! Mamma, papà, siamo ancora accaldate. Il bagno ha perso il suo effetto. Possiamo fare un altro bagnetto? Oh no, non possiamo andare avanti a bagnetti.
tiriamo fuori la nostra vecchia piscinetta. Buona idea. Andiamo in terrazzo e prepariamo tutto. Ecco qui, bimbe, la piscina è pronta. Evviva! Ecco il mio salvagente. E il mio delfino. Yeah! Yoho! No. Si stanno divertendo un mondo. Se penso che è quasi ora di cena, mi viene male a mettermi i fornelli. Morirò sicuramente di caldo. Mi è venuta un'idea. Adam, venire a cenare al centro commerciale è stata un'ottima idea. Almeno qui abbiamo l'aria condizionata. Sì, davvero ottima. Ehi, ma cos'era questo rimbombo? Ehi, correte, correte! Finalmente sta piovendo! Oh, grazie al cielo! Così si rinfrescherà un po'. Dai, Anna! Andiamo! Sì! Quasi quasi vado anch'io. Ma... Masha, siete impazziti! Oh, sì! È la prima volta che adoro la pioggia così tanto! Ah, finalmente al mare! Anna, Masha, sistemate le vostre valigie in casa mobile che andiamo subito in spiaggia! Ho tutta l'intenzione di rilassarmi e prendermi una bella tintarella. Beh, credo che ci riuscirai. Ho visto le previsioni, hanno dato bello tutta la settimana. Ehi mamma, hai visto che bel castello di sabbia che abbiamo costruito io e Anna? Bellissimo, complimenti. Oh, eccoci qui. Dai bellezza, stendiamo gli asciugamani. Sì, certo. Ehi, il signore ci ha distrutto il castello! Che maleducato! Cosa? Adesso ci penso io. Ehi, signore, scusi, ma lei ha distrutto il castello di sabbia delle mie figlie. Sparisci, moscerino, la spiaggia è di tutti. Che cafone maleducato. Adam, forse è meglio se ci spostiamo e cambiamo posto. Già, non roviniamoci la giornata! Ehi, bellezza, giochiamo un po' a calcio. Sì, caro. Ehi, la sabbia in bocca! Meglio se lasciamo stare. Che ne dite di andare a prenderci un bel gelato? Sì! Oh, buongiorno! Buongiorno, senta, noi vorremmo... Ehi, due gelati alla marena per me! Ehi, signor, c'eravamo prima noi! La fila si rispetta! Chi ti ha insegnato questo, piccoletta? Tuo padre? Beh, devi imparare che il mondo è dei furbi. Dai, andiamo, dolcezza. Sì. Mi dispiace di averlo fatto passare davanti, ma i tipi così è meglio non farli arrabbiare. Già, meglio evitare polemiche inutili, anche se non è giusto. Uffa, quello si crede di comandare solo perché è grande e grosso. Ehi, che ne dite se andiamo a noleggiare un motoscafo? Bella idea, papà! Così in mezzo al mare non saremmo infastiditi da quel maleducato. Buongiorno, signore. Vorremmo noleggiare un motoscafo. Ehi, spostati, moscerino. Il motoscafo è mio. Toh, prendi i soldi. Sei pronta, bellezza? Partiamo! Sì! Uffa, l'ha avuta vinta anche questa volta. Beh, lasciamo stare. Ritorniamo ai nostri ombrelloni e cerchiamo di prendere un po' di sole in pace, finché quello è in mare. Ok, andiamo. Aiuto! Non so nuotare, aiuto! Aiuto! Ehi, ma cosa sta succedendo? Il signore di prima è cascato dal motoscafo e sta urlando che non sa nuotare. Ma la sua fidanzata non può lanciare il salvagente. La sua compagna per lo spavento è svenuta. Beh, allora non c'è alternativa. Devo buttarmi in mare e andare a salvarlo. Aiuto, aiutatemi! Sto affogando! Arrivo! Resisti! Dai, papà! Vai! Eccomi, è arrivato il motoscafo. Ehi tu, ora ti lancio il salvagente! Oh, sono salvo! Bravo, papà! Bravo! Bene, e ora guidiamo questo coso e portiamolo a riva. Papà, sei il mio eroe!
Dai, forza, andiamocene via, andiamo. Sì, sono d'accordo. Andiamo, andiamo, mamma che figura. Ehi, guardate come se ne va via quel bullo. Beh, credo che abbia imparato la lezione. Eh già, bisogna sempre trattare bene e con gentilezza il prossimo, perché si ha sempre bisogno degli altri, anche se si è grandi e grossi. Allora bambine, siete pronte per questo picnic nel bosco? Sì! Ecco, siamo quasi arrivati. Wow, che posto carino! Masha, Dasha, venite a darmi una mano a scaricare i bagagli. Ok, arriviamo! Wow, quanta roba! Vedrete che servirà tutto. Che relax. Grazie Anna di aiutarmi a apparecchiare. Prego. A me è venuta già fame. Cosa c'è da mangiare? Ci sono i panini al latte, insalata di riso, sandwich. Ho sentito parlare di mangiare. È venuta fame anche a me. Che buoni. Sono squisiti. Certo che l'aria del bosco fa venire un gran appetito. Già. Ah, e ora finalmente un po' di riposo. Vi va di giocare a frisbee? Sì! Ve lancio! Wow, dove è andato? Dai, andiamo a vedere. Ah, eccolo lì! Si è incastrato in quel buco. Io ho paura di andare lì dentro. Non preoccuparti, vado io. Ci sono quasi. Ah! Cosa succede? Mi sono incastrata! Aspetta che ti aiuto. Ah! Yuhu! Masha, dove sei? Sono qui, Anna, tutto bene! E ora, come faccio a raggiungerti? Buttati anche tu! C'è uno scivolo di foglie ed è super divertente! Ok, mi vedi? Sì, eccoti! Vai, Anna! Te l'ho detto che era divertente! Ehi, bambine, dove siete state fino adesso? In un cunicolo con scivolo. Davvero super! Uffa, mi sono persa il divertimento. Beh, questa avventura ha fatto venire una gran fame. Ancora? Beh, guarda lì, c'è un po' di merenda. Gnam gnam, che bel panino! Masha, che cosa hai fatto? Che c'è? Hai lanciato una cartaccia per terra. Lo so, e allora? Per una cartina cosa sarà mai? Masha, se tutti la pensassero come te e ognuno buttasse una carta per terra, in poco tempo si formerebbe una montagna di immondizie anche qui nel bosco. Oh, è vero, non ci avevo pensato. Forza, raccogli la cartina. Ecco qui. Poi, quando saremo a casa, la butteremo nell'apposito cestino. E ora una buona banana. Dasha, che fai? Abbiamo appena parlato dell'inquinamento. Ma la buccia è una cosa naturale. Non è pericoloso. Ai ai ai. Visto, Dasha? Anche la buccia può essere pericolosa. Uff, che caldo. Già, a chi lo dici? E pensare che la mamma è un centro benessere. Beata lei! Ehi, che ne dici se chiediamo a papà di prepararci la piscinetta? Buona idea! Oh, no, bambine, mi dispiace, ma la piscinetta dell'anno scorso si è bucata, non vi ricordate? Oh, che peccato! Anna, proviamo a chiedere ad Asha. Mi spiace, cugine, ma la mia piscina è troppo piccola. Non ci stiamo i tre. Uffa. Provate ad andare alla piscina comunale. Giusto, non ci avevo pensato. Oh, finalmente possiamo rinfrescarci un po'. Eccoci arrivate. Ma la piscina è vuota.
Oh no, è chiusa. Per lavori di ristrutturazione. Uffa. Ehi mamma, guarda come sono brava a nuotare. Bravissima Nelly, bravissima. Wow, che piscina fantastica. Ehi voi due, che ci fate lì? Ciao Nelly, stavamo guardando la tua bellissima piscina. Ah sì? Beh, se volete potete venire a provarla. Dici sul serio? E vai! Ehi Nelly, non hai dei giochi da portare in acqua? Palloni, salvagenti. Sì, ce li ho nella casetta degli attrezzi, andiamo a prenderli. Finalmente! Dai, tuffiamoci! Oh no no no, ferme ferme, in questa piscina niente giochi e giochetti, o porterete dentro tutte pagliuzze. Che ne dite se piantiamo un bel ombrellone? Oh no 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 no, dovreste fare una buca e io non voglio nessuna buca nel mio giardino. Oh. E ora gara di tuffi! Sì! Oh no no no, non voglio schiamazzi, questa piscina è per rilassarsi. Ma qui non si può fare niente. Già, è una noia, meglio se torniamo a casa nostra. Oh no ragazzi, non andate. Nelly, ci dispiace, noi andiamo, grazie comunque dell'invito. Eh? Ma perché mai se ne sono andate? Io non capisco. Capisco io però. Anna, non preoccuparti. Trasformeremo il nostro giardino in una piccola spa, vedrai. Anche se la piscina è piccola, faremo a turno. Ehi, guardate che faccio con questa pompa della bici. Wow, un idromassaggio! Avete avuto una splendida idea. Anche questa zona relax con massaggi è fantastica. Ah, brava Masha, bravissima. Ma io sento dei rumori. Mamma, vado un attimo a guardare. Certo, cara. Oh. Ehi Nelly, che fai lì? Dai, vieni con noi. Ok. Ma dove sarà andata Nelly? Adesso vado a controllare. Sbirciamo un po'. E ora ci rinfreschiamo tutti con l'irrigatore! Ah, ci voleva proprio un weekend al mare! Ma tra quanto siamo arrivati? Beh, manca pochissimo! Costruirò un bellissimo castello di sabbia! Mi dispiace, Masha, ma dove stiamo andando noi? Non ci sarà la sabbia, ma dei bei sassolini. Vedrai che ti divertirai anche con quelli. Eccoci finalmente! Quanto è bello! Hai visto, Alexander? Questo è il mare. Ti piace? Sembra proprio di sì. Anna, che ne dici di un bel bagno in acqua? Ma io non so ancora nuotare. Beh, ma stiamo dove l'acqua è bassa. No, no, ho paura. Vengo dopo con mamma e papà. Come vuoi. Io vado, Andiamo, andiamo, andiamo. È freddina. Io intanto cerco un po' di conchiglie. Ecco qui il mio tesoro. Anna, forza, vieni a fare il bagno anche tu. Ok, arrivo. Ma prima devo nascondere il mio tesoro. Facciamo una bella buca e mettiamo dentro le conchiglie. Chiudo tutto e ci metto sopra il secchiello. Ora scrivo una nappa. 1, 2, 3, 4. Passi in avanti. 1, 2, 3. A sinistra. Spigliamo tutto. Dai Anna, vieni sì o no? Sì, ora sono pronta, arrivo! Sai, Masha, prima ho trovato un sacco di conchiglie. Davvero? Sì, ma le ho nascoste. Ehi, ti va di provare a mettere la testa sott'acqua? È facile! Io non so... Prima fai le bollicine, così.
si va sott'acqua per alcuni secondi. Ehi, qui sotto ho visto una bella conchiglia. Potresti aggiungerla alla tua collezione. Davvero? Me la prendi? No, provaci tu. Ma... Dai, forza! Ok. L'ho presa! E sei andata sott'acqua. Brava, Anna! Ora la aggiungo alla mia collezione. Vieni, Masha. Ti mostro il mio segreto. Prendiamo la mappa e... non so dove è il lato giusto. Anna, che pasticciona che sei. Io ci avevo messo sopra un secchiello. Ehi, qui ce n'è uno. Brava, Masha. Dai, scaviamo. Ecco il mio tesoro. Comunque, questa è la conchiglia più preziosa. E perché? Perché è grazie a lei che sei andata sott'acqua per la prima volta. Eh già.